dalla Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. È beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È un Vangelo bellissimo quello di stasera, quello che abbiamo ascoltato, forse anche un po' distrattamente. Ed è un Vangelo bellissimo perché è proprio il riassunto di tutto il Vangelo. Cioè si parla di Maria che, dice il Vangelo, si alzò e si recò in fretta verso la regione montuosa, cioè Maria che si mette in cammino. E in Maria muove i primi passi anche Gesù. Perché non so se ci avete mai pensato, ma noi abbiamo incominciato a muovere i primi passi già nel grembo di nostra madre. Maria, che è in attesa del suo quinto figlio, può dire in maniera molto consapevole questo: il bambino già ha incominciato a camminare insieme con lei. Gesù, nella sua vita, è stato un grande camminatore, si è messo sempre in cammino. Non so se avete mai visto i bambini piccoli che proprio appena nati scalciano tantissimo, è come se avessero il desiderio ancora inconsapevole di cominciare a camminare per tutto il mondo, di uscire, di andare, perché la vita è anzitutto in uscita. La vita è anzitutto in cammino. La vita è fuori. Quando la vita si comincia ad ammalare, quando c'è una persona, forse siete anche voi testimoni nella vostra vita di questa esperienza, che è in odore di depressione, la prima cosa che dice: quando la vita si chiude, quando una persona non esce, si ammala. Christian Bobin, che è uno scrittore francese, ha scritto un piccolissimo libro su Gesù e tanti altri poi, ma un piccolo libro su Gesù intitolato L'uomo che cammina. Costa 4 euro. Potete fargli un regalo a Natale. E dice così, parlando di Gesù: cammina senza sosta, trascorre la propria vita su circa 60 km di lunghezza e 30 di larghezza. Non ci avevo mai pensato neanch'io. Cioè Gesù in tutta la sua vita ha percorso 60 km eppure ha vissuto. E noi a volte che pensiamo che dobbiamo viaggiare tutto il mondo,
mondo e poi ci sembra di dividere. Si direbbe che il riposo gli è vietato. Quello che si sa di lui lo si deve a un libro. Ma se avessimo un orecchio un po' più fine, potremmo fare a meno di quel libro e ricevere notizie di lui ascoltando il canto dei granelli di sabbia sollevati dai suoi piedi nudi. Nulla si riprende dal suo passaggio e il suo passaggio non conosce il fine. Io non so voi a che tipo di categoria di persone appartenete, ma lo possiamo capire facendo un piccolo test. È possibile che voi stiate aspettando le prossime festività di Natale, cioè i prossimi pranzi, le prossime cene, momenti in cui si esce e si incontra gli altri, con molta fatica. E quindi magari state sperando che esce un'ordinanza di De Luca che dice: ognuno a casa sua, così quest'anno non cucinate, non mettete brodo in mezzo, che è il contrario del Vangelo di stasera, che è un Vangelo in cui non si incontrano solo due donne, non si incontrano solo due grembi, ma si incontrano la vita, perché la vita è anzitutto un incontro. Se io non incontro l'altro, io non mi conosco. Nessuno può dire di conoscersi da solo. Se io non incontro l'altro, io non mi conoscerò mai. E questa verità l'ha capita anche Maria. E ve lo faccio capire subito. Il Vangelo che abbiamo letto stasera, di Maria che esce, si mette in cammino, è preceduto dal Vangelo dell'Annunciazione. Maria ha ricevuto nell'Annunciazione da parte dell'angelo una parola di Dio: non temere. Ha ricevuto una presenza di Dio, l'angelo stesso. Ma secondo voi Maria ha capito quello che stava accadendo, sì o no? Maria ha creduto, ma credere non vuol dire capire. Maria ha creduto alla parola dell'angelo, ma non ha capito nulla. Per capire ha bisogno di mettersi in cammino. Perché mettendosi in cammino incontra un altro e l'altro gli dice qualche cosa di se stessa. Che cosa ha detto Elisabetta? Beata colei che ha creduto. A che devo che la madre del mio Signore venga a me? Cioè, Elisabetta gli sta dicendo quello che Maria è, senza che Maria parli. Nell'incontro si rivela una parte di me che io non conosco e che l'altro vede e mi restituisce. Ovviamente, a favore di questo non c'è solo il deposto, non c'è un depone a favore di questo che ho detto, semplicemente il Vangelo che abbiamo ascoltato, che già basterebbe ovviamente, che è tanto umano, ma tutti gli studi della filosofia e della psicologia ci dicono che una persona comprende se stessa, conosce se stessa, solo a partire dall'incontro con un altro. E voi capite quindi anche tante volte il senso di venire a confessarsi, il senso di venire ad un incontro, il senso di venire ad un colloquio. È come se io dicessi a me stesso: guarda, io non ho la presunzione comprendere tutto di me, ma parlando è possibile che ci sia
un moto di autoconoscenza attraverso un altro. Questo avviene anche nella vita dei vostri figli, dei vostri bambini. Inevitabilmente tutti i bambini che stanno in questo momento crescendo subiranno un ritardo, inevitabilmente, perché sono stati troppo dentro. Devono uscire, devono andare a scuola, devono incontrare gli altri, devono incontrare i compagni, devono incontrare il mondo. E più incontrano il mondo, più incontrano se stessi. Meno lo incontrano, meno si incontrano, e meno capiscono. E più avranno paura della vita. Maria, questa sera ci insegna questi due passaggi. Metterci in cammino, metterci in moto. Potremmo chiederci semplicemente: quanti passi, ma non mi riferisco a quelli del cellulare, quanti passi abbiamo fatto in questa settimana? È una cosa molto, molto bella, molto profonda anche. Quanti di voi in questi giorni si stanno mettendo in cammino per venire ogni sera qui alla novena, perché in quel cammino stanno cercando di ritrovare anche se stessi? Potrebbero non farlo, potrebbero stare a casa a seguirla in un altro modo. No, perché se io resto a casa la vita muore un po'. Se io invece vengo qui, io incontro, e nell'incontro mi conosco, e mentre mi conosco cresco. Maria ci insegna a camminare, Maria ci insegna a metterci in contatto, a incontrare l'altro. Nelle prossime feste di Natale, qualcuno di noi avrà qualche incontro con gli altri, con i familiari. Devo decidere come saranno questi incontri, perché se li lascio al caso andranno male. Come viene, viene. No, io devo decidere in questo incontro come pormi. Lo devo decidere prima. Soprattutto se con la cognata c'è una difficoltà, se con la suocera c'è una tensione, se con la nuora c'è un momento di gelo, lo devo decidere prima, perché il nostro sia un incontro e non una fiction, che poi finisce e non ti lascia niente. Dall'incontro con Maria, Elisabetta dice che ha preso la gioia, perché dice: il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. I nostri incontri che cosa lasciano? Morti, feriti, persone seccate, nel senso che proprio si sono stecchite al nostro passaggio. O lasciami la gioia, o lasciami il desiderio. Chiediamo questa grazia al Signore che ormai è in cammino da tanto tempo verso di noi. La grazia di poterci mettere anche noi in cammino. La grazia di avere il coraggio di incontrarci, di non sfuggire ai nostri incontri e di non continuare a pregare perché non ci incontriamo. Perché alla fine questo Covid ci copre tanto, ci fa tanto piacere, eh? Io ve lo assicuro, ci fa tanto piacere. Così non ci vediamo. Ognuno a casa sua, vi mando il canestro e arrivederci.
Non funziona così. Chiediamo la grazia al Signore non solo di poterci fare incontrare, ma che il nostro incontro